Buonasera a tutti e a tutte. Mi scuso per lo streaming mancato già da ora, ma abbiamo avuto problemi tecnici con i servizi di streaming. Quindi, benvenuti al secondo incontro del ciclo di seminari monodisciplinari Conversazioni di storia su libri di storia, organizzato in collaborazione tra la rivista Progressus, rivista di storia e scrittura, e il Laboratoire Universitaire d'Histoire Culture Italie Europe e l'Université Grenoble-Alpes. E ringrazio quindi la professoressa Ilaria Taddei, direttrice del laboratorio UGC, e il dottor Giacomo Zanibelli, condirettore della rivista Progressus, per aver sostenuto questo progetto. Passo quindi a presentare rapidamente gli ospiti di questa giornata seminariale: il professor Ravegnani, professore ordinario di storia medievale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, autore del volume oggetto del seminario Bisanzio e l'Occidente medievale, edito per i tipi Il Mulino, e la dottoressa Simona Puca, dottoressa in scienze storiche. Passo ora la parola alla dottoressa Puca per la discussione e tornerò per porre le eventuali domande che il pubblico potrà scrivere in chat qui su Zoom e che porrò io per conto del pubblico e per i saluti finali. E auguro al professor Ravegnani e alla dottoressa Puca buon lavoro e a dopo. Grazie Elisabetta. Allora, la prima cosa che ho pensato quando non riuscivamo a collegarci, a connetterci, ad andare in streaming è stata che questo è un pochino il destino di Bisanzio, il destino dei bizantinisti e il destino dei bizantini. Siamo in pochi e pensavo proprio alla premessa, le prime parole con cui l'autore, il professor Ravegnani, interviene nella sua introduzione, quando pone un problema storiografico e metodologico importantissimo, quando ci dice che Bisanzio, tuttora, la storia di Bisanzio non è il posto di rilievo che meriterebbe nelle vicende dell'Ottocento. Ed è proprio ad una risposta del genere che si è tentato ed è proprio ad un problema del genere che si è tentato di porre rimedio attraverso l'intervento attraverso il contributo di vari studiosi. Viene in mente per esempio Paolo Lamma in questo contesto. Come riuscire a portare Bisanzio nel Medioevo che le completerebbe? Come riuscire a portare Bisanzio qui? Il primo tentativo ovviamente è quello di ricostruire una sorta di storia delle relazioni. Ci aveva provato per esempio Paolo Lamma con il suo testo importantissimo Komnene Staufer, che è un testo importantissimo, ancora una pietra miliare in chi si accosta a questo tipo di studi. E ancora oggi ci sono dei contributi di studiosi, per lo più in ambito internazionale, che si occupano di questo problema storiografico urgentissimo, avvertito come urgente da parte dei bizantinisti, un po' meno urgente dai medievisti che si occupano del Medioevo occidentale. Come riuscire a raggiungere questo obiettivo se non attraverso una storia delle relazioni? In qualche modo l'autore in questo testo ci presenta, ci racconta la storia medievale che noi conosciamo con il contributo di Bisanzio. Leggendo questo testo, la prima cosa che mi è balzata dal punto di vista proprio della manualistica, penso ad uno studente comune che si accinge a preparare il suo primo esame di storia medievale, spesso Bisanzio è assente, ma Bisanzio è protagonista e come delle vicende, interviene come, non solo concretamente attraverso le vicende di cui l'autore poi si occupa, ma anche attraverso la sua diplomazia. Ho letto di una Bisanzio che ha partecipato, ha contribuito ai Vespri siciliani, cosa totalmente assente dall'immaginario di un comune studente che si accinge a studiare, a preparare il suo esame di storia medievale. E l'autore quindi ci contribuisce con questo testo ad una organica presentazione di una sorta di medioevo che integra il protagonismo bizantino all'interno delle vicende di un unico generale medioevo.
Bisanzio oltretutto perde il proprio ruolo di potenza egemonica in una fase avanzata del Medioevo, per cui noi abbiamo tutta una prima fase del Medioevo in cui Bisanzio è protagonista e come. Innanzitutto l'autore inizia il suo lavoro con l'età giustinianea e sarebbe anche interessante capire perché. Perché questa periodizzazione nella storia delle relazioni? L'autore prosegue mettendo in luce il protagonismo anche dell'Italia in questa storia delle relazioni attraverso un capitolo dedicato all'Italia esarcale, a quest'Italia contesa tra Longobardi e Bizantini, attraverso le relazioni che hanno attraversato tutta la storia medievale tra la Chiesa di Roma e Costantinopoli, per non parlare poi del protagonismo assoluto dell'Italia all'interno di questo panorama, all'interno di questo Mediterraneo medievale, dell'Italia meridionale, attraverso i Normanni, nemici deducibili dell'impero di Bisanzio, gli Angioini poi con le mire di Carlo d'Angiò, senza poi dimenticare ovviamente l'impero latino con la conquista di Costantinopoli nel 1204 e poi con l'ultima fase, quella dominata dalla lunghissima e longeva dinastia dei Paleologi fino poi al tramonto di Bisanzio, preludio della nascita della civiltà moderna, anche in questo protagonista della storia europea. E vorrei adesso, inviterei adesso il professore a rispondere insomma ad alcuni di questi punti che sono stati fissati. Perché iniziare la storia da Bisanzio, questo lungo itinerario insomma fino poi abbiamo dimenticato come dimenticare la relazione importantissima e privilegiata con Venezia. All'interno del libro ci sono attestazioni interessantissime con storie di fughe rocambolesche, reliquie trafugate, storie di travestimenti storie legate solo ad una tradizione successiva, quella dei turchi, quando i turchi si trovano di fronte agli occidentali. Si pongono problemi importantissimi come le relazioni conflittuali sempre tra latini e greci. Chi erano i greci? Loro si definivano greci. Insomma, è una ricostruzione di questa storia delle relazioni che fissa dei punti importanti. E lascerei la parola al professore Lavignano. Va bene, grazie. Non è colpa mia se i bizantini non sono in streaming. C'è una motivazione diciamo storico-tradizionale, insomma gli studi di bizantinistica nascono nel secolo scorso essenzialmente come studi di filologia e la filologia classica, allora come oggi peraltro, la filologia bizantina si confonde con la filologia classica per cui non c'è una netta distinzione. Per quanto riguarda gli studi di storia bizantina, lei osservava giustamente che questi non escono dall'involucro della storia medievale, se partecipano alla vicenda medievale sono marginali, qualsiasi manuale di medievistica in genere parla di, nella migliore delle ipotesi, giustiniano, qualche accenno all'iconoclastia, ai macedoni, poi Bisanzio sembra una realtà, come dire, extraterrestre, insomma, che non fa parte della vicenda occidentale. Ma in realtà non è così, lei l'ha messo giustamente in luce. Mi congratulo per la pazienza con cui ha letto il mio libro. Bisanzio è componente essenziale della storia medievale. Però ci sono ulteriori fatti tecnici. I medievisti occidentali non hanno grande attenzione per questo mondo, anche perché è un mondo difficile, implica delle competenze linguistiche, tecniche che bisogna
appurare con grande fatica. Diversamente, i professionisti della storia bizantina, la storia bizantina è poco rappresentata nei nostri atenei, e sono pochi, sono una, come gli indiani delle riserve, sono come i panda, una specie in estinzione, quindi è difficile trovare un bizantinista puro che non sia un filologo, sia uno storico, insomma, che questa sua competenza storica si venga recepita, venga travasata nella storia dell'Occidente medievale. Eppure Bisanzio è sempre presente. Oggigiorno sembra essere stato scoperto che l'uovo di Colombo, insomma, che i bizantini in realtà non sono i bizantini non esistono. In realtà bisogna parlare di romani, come dicono le persone più raffinate, i romei, ovvero la classe dirigente dell'impero romano d'Oriente, la quale sopravvive, con il quale l'impero romano d'Oriente sopravvive alla caduta dell'Occidente, è una sua storia propria, però eredita le istituzioni, la mentalità, la tradizione del mondo romano. Siete scomparsi. E i bizantini si chiamavano romani, chiamavano se stessi romani, rivendicavano il loro... Mi sentite? Sì. Io non vi vedo. Rivendicavano la loro appartenenza al mondo romano. Se qualcuno li voleva offendere, li chiamava greci. I greci non volevano essere chiamati. Non siamo greci, perché per loro il greco, la definizione greca, il termine greco rappresentava un legame che non gradivano, cioè un legame con il mondo pagano classico. Meno che mai volevano essere chiamati elleni, come si suol dire, non ho mai capito se si deve meglio dire elleni o elleni, ma a me suona meglio elleni, comunque non ha importanza. Questo termine poi viene rivendicato dalla cultura greca bizantina tarda, cioè nel 400, ma è puramente un fenomeno letterario. Loro si chiamavano romani, si ritenevano romani, e il termine bizantino viene inventato in epoca moderna, nel mondo moderno, insomma, viene inventato per distinguerli dai romani genuini, dai romani doc. Bizantino, tutt'al più, poteva essere un abitante di Bisanzio, ossia di Costantinopoli. Se oggigiorno incontrassimo un bizantino, non si sa mai come che succede. E dice, tu sei un bizantino, diciamo, cosa dici? Io non ho mai sentito una cosa di questo genere. Io sono un romano, sono un cittadino dell'impero romano. E la situazione è questa. Cioè nei mille anni in cui tradizionalmente si scansiona anno più anno meno il Medioevo, i bizantini sono sempre presenti, dapprima come patroni, poi come alleati, io parlo soprattutto dalla prospettiva veneziana, e poi nella fase della decadenza come persone da tenere un certo rilievo, insomma, dall'Occidente. Come padroni arrivano in Italia nel 535 con la famosa spedizione di Belisario voluta da Giustiniano, conquistano, lo sappiamo tutti, l'Italia attraverso la guerra gotica. La guerra gotica è un conflitto che dura parecchi anni e non si sa bene quando finisca, probabilmente nel 552, comunque degli strascichi. È un conflitto devastante per l'Italia, nel senso che la penisola, che era stata relativamente risparmiata dalle invasioni, grandi invasioni barbariche, viene completamente devastata. Ci sono epidemie, carestie gravissime, morie di persone, disastri legati al passaggio degli eserciti, la riduzione della popolazione, la distruzione di città. Gli esempi più immediati che posso fare sono, che so, la distruzione di Milano 539, tutti i maschi vengono uccisi, tutte le donne, le ragazze, le femmine vengono portate, date in schiavitù ai Burgundi. O altro episodio che a noi fa un po' specie, insomma, tra 546 e 547 Roma è completamente deserta. E se si pensa che solo un paio di generazioni prima, con Teodorico, con i barbari, Roma era ancora
era ancora Roma, insomma, la grande capitale che aveva le sue cose funzionanti, una popolazione consistente, si parla di meno di un mezzo milione di persone. Naturalmente le cifre per quanto riguarda l'antichità sono sempre molto approssimative, molto suggestive. Invece Roma è deserta, viene poi ripopolata. E prima 500 abitanti, poi per qualche settimana completamente deserta, poi viene lentamente ripopolata. Certo, la Roma che esce dal conflitto non è più quella di prima. Vengono meno le istituzioni romane tradizionali, se riferimento obbligato al Senato, il Senato romano che continua a vivere brillantemente sotto i barbari, sparisce o quantomeno si contrae fortemente durante la guerra gotica fino a diventare una curia pochi anni più tardi, una curia pontificia o poco di più. Ripeto, quindi un conflitto devastante, ma poi la ciliegina sulla torta viene messa dai Longobardi. Quando arrivano i Longobardi nel 568, l'Italia che faticosamente si riprende viene completamente sottomessa, devastata ulteriormente dall'arrivo di questi barbari, i quali hanno anche la pretesa di stabilirsi in Italia, diversamente dai barbari del V secolo. Che Sola, Ricco, Attila che passavano, distruggevano, i Longobardi si stabiliscono in territorio italiano, ne viene fuori un ibrido per cui all'incirca un 2/3 del territorio della penisola, perché non arrivano sulle isole, è sotto il dominio longobardo, il terzo rimanente sotto il dominio bizantino, questo dominio imperiale è per lo più proiettato verso le coste, ma non necessariamente. E ancora, comunque sì, indipendentemente da questi fatti, che secondo me possono anche essere studiati così, letti, sono interessanti, insomma, indipendentemente dal fatto che debbano essere oggetto di studio, di valutazione in aule scolastiche, e indipendentemente da questi fatti, i bizantini continuano ad essere presenti, non hanno nessuna voglia di andarsene dall'Italia, quindi non hanno nessuna voglia di perdere quella parte di Occidente che si avevano conquistato. E questo discorso non vale solo per l'Italia, perché al tempo delle grandi campagne giustinianee i bizantini, chiamiamoli così convenzionalmente, non li chiamo romani perché mi sembra un po' di cattivo gusto, hanno conquistato anche parte dell'antica Africa romana, riconquistato, si deve dire dal mio punto di vista, parte dell'antica Africa romana, e la loro dominazione sull'Africa si manterrà poi fino alla conquista araba, cioè fino alla fine del VII secolo, fino al 698, quando cade Cartagine, come pure hanno ripreso la parte meridionale della penisola iberica, dove si sono impiantati. La loro dominazione sulla penisola iberica dura poco, già verso fine VI secolo, poco più tardi li cacciano via. Sull'Africa, come dicevo, è più duratura ancora in Italia. In Italia si forma due fenomeni che sono poi fondamentali, insomma, non solo per il Medioevo, insomma. Il primo fenomeno è il frazionamento del territorio italiano, cioè viene meno un'unità, sia pure fittizia, sia pure sotto dominio straniero della penisola italiana, e inizia quel frazionamento che poi ci siamo portati dietro fino a ieri l'altro. Il secondo fenomeno si lega sempre a Bisanzio, questi non se ne vogliono andare, ritengono che l'Italia sia parte integrante del loro impero, si alleano i franchi, cercano loro di combattere i longobardi per cacciarli via, ma alla fine non ci riescono, e stabiliscono un cordone, un sistema difensivo che è peraltro anche efficace, il sistema difensivo che si basa da una parte sulle fortezze, e dall'altra sulla militarizzazione delle popolazioni, dall'altra ancora attraverso l'istituzione dell'esarca o esarco, che dir si voglia, il nuovo magistrato che ha poteri supremi sia militari che civili, e bene o male, sia pure a fatica, sia pure in maniera discontinua, riescono a mantenere questa loro presenza nel centro-nord dell'Italia fino al 751, quando cade l'esarcato di Ravenna, quando l'ultimo esarca, che è Eutichio, viene vinto dai Longobardi. Non si sa bene che fine abbia fatto Eutichio, se diventa prigioniero Longobardi, se scappa, se viene restituito a Costantinopoli. È un po' paradossale la vicenda dal punto di vista storico. Dobbiamo tenere presente che nell'Alto Medioevo le fonti sono poche, e queste fonti sono
approssimative, generiche, per quanto riguarda la caduta di Ravenna 751, se non 750, che ovviamente è un avvenimento importante, lo sappiamo indirettamente, è abbastanza paradossale, dal fatto che il re Longobardo Astolfo emette un diploma a favore dell'abbazia di Farfa dal palazzo degli Esarchi in Ravenna nel luglio del 751, quindi per la contraddizione che non consente vuol dire che gli Esarchi non ci sono più. Per il resto silenzio assoluto da parte delle fonti, chissà cosa è successo, i Longobardi hanno assediato la città e chi lo sa. Comunque sia, questo potere bizantino era già piuttosto evanescente, eccezione fatta per Venezia, che è una storia tutta particolare. Ma ancora una volta i bizantini non demordono, non mollano la presa. Il loro dominio al centro-nord si sfarina rapidamente, il Ducato di Roma diventa indipendente, di fatto lo era già, e passa sotto il dominio dei papi. Il Ducato di Napoli, altra importante presenza imperiale in Italia, si mantiene ancora bizantino all'incirca per un secolo, con vicissitudini alterne, e poi però si affranca in maniera abbastanza indolore, insomma, da Bisanzio. Per quanto riguarda le isole, che non fanno parte della storia italiana del Medioevo, nel senso che la Sicilia aveva un governo autonomo, la Sardegna dipendeva dall'esarcato d'Africa, finché l'esarcato d'Africa c'è, comunque queste situazioni amministrative interessano fino a un certo punto. La Sardegna a sua volta si rende indipendente nel IX secolo, in maniera indolore a quanto pare. La Sicilia rimane bizantina fino a che arrivano gli arabi sbarcano in Sicilia nel 827, nel corso di parecchi anni conquistano interamente l'isola, il che per Costantinopoli è un po' una spina al fianco, perché non gradiscono i bizantini questa presenza araba, tanto più che gli arabi allegramente facevano spedizione nell'Italia meridionale e riescono anche a insediarsi, costituiscono un emirato a Taranto e via elencando. Sempre rimanendo alla presenza bizantina, questa, quando cade l'esarcato, quando tutto si sfascia, è ancora esistente in alcune zone del meridione italiano, della penisola italiana, ovvero sia nella parte meridionale della Calabria, un paio di enclave in Puglia. E qui i bizantini restano, sia pura fatica, evidentemente, combattuti su parecchi fronti. E cosa abbastanza curiosa, tra decimo e undicesimo secolo riescono non solo a consolidare la loro presenza nel meridione della penisola, ma anche a estenderla notevolmente ad opera dei governatori militari che arrivano da Costantinopoli. Vengono riconquistati più o meno gli attuali territori di Puglia, fino al Gargano, la Basilicata, l'intera Calabria, e si afferma un solido dominio imperiale nell'Italia meridionale. L'Italia meridionale è sempre stata più legata a Costantinopoli di quanto non sia stato il centro, il nord, dove i nostri bizantini non sembrano essere stati amati più di tanto. Lo dimostra la tradizione, lo dimostra l'arte, lo dimostra la presenza di monasteri e chiese di matrice bizantina, sono famosi i monasteri rupestri del Salento, che tuttora in parte esistono. Cosa succede? E dicevo, qui la dominazione imperiale si mantiene finché arrivano dei grandi conquistatori, che sono i Normanni nell'undicesimo secolo, penetrano nel Catepanato d'Italia, nella regione bizantina del Meridione, la conquistano progressivamente finché nel 1071 cacciano via i nostri amici per questa sera, conquistando Bari. Finisce con questo la presenza fisica dei bizantini in Italia, anche se un secolo più tardi, con Manuele Comneno, cercano di riconquistare il meridione e fanno una spedizione che poi però fallisce. Questo non significa che Bisanzio scompaia dalla storia medievale e che il Medioevo abbia assunto tutta una sua direzione, una sua traiettoria con i signori feudali e tutto quello che ben conosciamo. I bizantini continuano a esserci direttamente o indirettamente, come in questo caso, ma continuano ad essere molto, molto presenti.
questo ragionamento vale soprattutto per Venezia. Venezia ha una sua caratterizzazione ben definita, una sua collocazione nel sistema dei valori bizantini che nessun'altra città italiana ha. Venezia nasce bizantina. Le leggende parlano di un'origine della città a seguito dell'invasione di Attila, cioè nel 452. Un'altra leggenda, tra le tante, insomma, che adesso è stata rispolverata e va molto di moda da queste parti, e dice che Venezia viene fondata il 25 marzo del 421, prima d'opera di un carpentiere veneziano che mette la prima pietra della chiesa di San Giacomo, San Giacometto, la chiamano i veneziani, tuttora lì, vicino, rifatta in seguito, vicino al ponte di Rialto. Un altro filone poi di questa leggenda dice che tre consoli padovani, sempre nel marzo, 25 marzo del 421, fondano Venezia. Sono cose che vanno prese con beneficio di inventario. Certamente le leggende fortificano la coscienza civica, danno un senso di appartenenza, ma non sono vere in genere. In realtà Venezia nasce in modo molto più modesto, ovvero sia, man mano che i Longobardi prendono le città venete della terraferma, che erano città molto ricche, molto importanti, mi riferisco ad Altino, a Oderzo, a Padova, gli abitanti fuggono nelle lagune. E perché fuggono nelle lagune? Perché non vogliono sottostare i Longobardi, in primo luogo perché i Longobardi erano vicini di casa, poco amabili. In secondo luogo perché sono pagani o al massimo cristiani di fede eretica. Quindi soprattutto il clero non ne vuol sapere, insomma, di sottostare i Longobardi, si sposta verso le lagune. E perché si sposta verso le lagune? Qui il discorso che si potrebbe fare è lunghissimo. Si sposta verso le lagune che già sono popolate in età romana, che già hanno la loro vitalità in età romana, perché i Longobardi, come tutti i germani, non amano l'acqua, non sanno navigare, non sanno condurre operazioni se non puramente terrestri, quindi la presenza di specchi d'acqua li mette in relativa sicurezza. Malignamente potrei anche aggiungere che poi nella laguna non c'è niente da prendere, perché allora come oggi è un territorio piuttosto inospitale, insomma, la laguna. E quello che poi ci sia stato costruito sopra è un'altra questione. Questa migrazione, questo spostamento avviene tra VI e VII secolo, non ci sono date precise, voglio indicare delle date, tra 568, quando arrivano i Longobardi, Bertolini poi cercò di dimostrare che in realtà i Longobardi arrivano nel 569, partono nel 568, ma arrivano nel 569, può essere. Io che sono rozzo come storico, ironizzavo, sempre ironizzato con i miei studenti, probabilmente hanno imboccato la tangenziale di Mestre, quindi ci hanno messo un anno a arrivare. Adesso la tangenziale di Mestre è un problema che non esiste più. Qualche anno fa era un grave problema di viabilità, bisogna che mi trovi qualcos'altro per ironizzare su questo ritardo dell'arrivo dei Longobardi. Comunque non ha importanza, possiamo dormire lo stesso, se 68 o se 69. E termina questa migrazione più o meno verso 639, quando gli ultimi abitanti della terraferma abbandonano Oderzo, abbandonano Altino per trasferirsi rispettivamente a Eraclea Veneta e a Torcello nelle isole vicine. Questo grosso modo l'origine di Venezia. Ciò che a noi preme però in questa sede è che Venezia non nasce di propria iniziativa, per iniziativa degli abitanti della terraferma, nasce bensì sotto la spinta dei bizantini. I bizantini controllano lo spostamento, controllano la migrazione, governano con i loro magistrati la Venezia delle origini, rimangono una presenza costante nella genesi della nuova città, fino almeno alla prima metà del IX secolo, quando addirittura fanno una duplice spedizione navale in laguna per riportare all'obbedienza i dogi riottosi del tempo. Quindi ancora una volta Bisanzio è una presenza, ed è una presenza particolare, ripeto, perché la storia di Venezia, la genesi di Venezia, in questo caso l'evoluzione, la storia di Venezia, sono legate a filo doppio con Costantinopoli. La fine della dominazione bizantina poi a Venezia, che probabilmente avviene, anzi sicuramente avviene come in altri territori, in maniera indolore, senza rivolte, rivoluzioni
o altro, non significa la fine dei rapporti tra Venezia e Venezia, come diceva giustamente il Nicol, il grande Donald Nicol, lo storico inglese, è una specie di girasole, insomma, che qua si gira verso il suo sole, che è Costantinopoli. E questo giramento verso Costantinopoli poi è una costante nella storia veneziana. Tant'è che noi possiamo parlare, per quanto concerne il rapporto tra Venezia e Bizanzio, di un bizantinismo veneziano, che dura grosso modo fino al XII secolo. In cosa consiste questo bizantinismo veneziano? Consiste in una peculiarità tutta veneziana, in forza della quale la città mantiene un rapporto privilegiato con Costantinopoli, vive in un sistema di valori tipicamente bizantino. Quindi abbiamo a Venezia fenomeni non riscontrabili altrove, ad esempio un fenomeno marginale, l'uso nella cancelleria veneziana della tradizione bizantina. Insomma, gli usi cancellereschi bizantini vengono per parecchio tempo seguiti anche a Venezia. Abbiamo l'influsso bizantino sulle istituzioni delle origini, il duca Odoge, che poi si dirà a Venezia delle origini, e più nemmeno un funzionario bizantino da prima, poi viene eletto alla maniera bizantina con l'associazione al trono, il duca delle origini, un duca diverso da quello che siamo abituati a concepire, è una specie di sovrano. E il suo modo di nascere politicamente è tipicamente bizantino. Abbiamo la frequente concessione ai titoli nobiliari ai duchi veneziani da parte di Costantinopoli, anche questo li inserisce direttamente nel sistema di valori bizantini. Abbiamo anche matrimoni diplomatici, si contano a Venezia 3 dogaresse bizantine, la prima probabilmente leggendaria, ma le altre due sono ben reali. Su queste ci sono poi dei racconti curiosi, insomma, della prima dogaressa, ipotetica prima dogaressa, si dice che avesse avuto dal suo primo partecipazio una figlia bellissima che si chiamava, era stata chiamata Vulcana per i suoi occhi splendenti. Questa si sia innamorata di un trovatore, il trovatore sia morto in guerra, le abbia mandato prima di morire una rosa bianca, e Vulcana si suicida e la rosa diventa rossa con il suo sangue, che è una stupidaggine ovviamente, però a questa leggenda si connette l'usanza veneziana. Venezia è una città molto tradizionalista, al di là delle apparenze, l'usanza veneziana del boccolo, ovvero si regalare il 25 aprile, che è il giorno di San Marco, una rosa rossa, un bocciolo di rosa rossa alla propria amica, amante, moglie, figlia, insomma, una donna da parte dei veneziani. Ci sono vari filoni su questa leggenda del boccolo. La seconda dogaressa bizantina, che si chiamava Maria, e di lei sappiamo che sposa il figlio del doge a Costantinopoli, Giovanni Diacono, che è il primo storico veneziano, racconta l'episodio, e sappiamo anche che viene aspramente criticata a Venezia perché da San Pier Damiani, che scrive un trattatello sull'arte, sul matrimonio, sul panamale, c'era una donna bizantina, Venezia, greca, lui dice, la quale era una persona squallida, turpe, aveva il vizio di far portare la rugiada nella sua camera, cioè per lavarsi, insomma. Aveva il vizio di far profumare la sua stanza, immagino che una stanza su un canale veneziano non fosse profumatissima, come adesso, peraltro. E cosa orribile, poi tra l'altro, cioè, per mangiare usava uno strumento perverso con due denti e non prendeva il cibo con le mani, sarebbe la forchetta, insomma, in parole povere. E poi aggiunge questo santo un po' strambo, dice alla fine Dio la punisce, la fa morire di una morte orribile per cui le sue carni si corrompono e fanno una puzza terribile, cioè prima, e il contrappasso è evidente, si lavava, si profumava e muore in questo modo miserabile. La terza dogaressa non sappiamo niente, della seconda metà dell'undicesimo secolo, era la figlia o la sorella di un imperatore di Costantinopoli. E comunque torno al discorso precedente, scusate, io tendo a divagare, sono logorroico. Il discorso precedente è che Venezia continua a mantenere questo rapporto peculiare, ma non è solo un rapporto di volemos e bene, è anche un rapporto di interessi comuni. I veneziani in più occasioni aiutano Bisanzio,
anche se non, i risultati non sono sempre brillantissimi. Ateneo sgombra la rotta adriatica, faceva comodo ai bizantini, faceva comodo ai veneziani. I veneziani non volevano che un popolo potenzialmente ostile, o sicuramente ostile, come gli arabi e i pirati narentani si insediassero sulle due sponde dell'Adriatico. E quindi si danno un grande affare, insomma, collaborano militarmente con Costantinopoli. L'apice di questa collaborazione si ha nel 1082, quando l'imperatore di Costantinopoli, che è Alessio I Comneno, chiama in aiuto i veneziani per combattere contro i normanni che erano passati al di là del mare, volevano prendere Corfù e Durazzo per imboccare la via militare, antica via militare, di lì raggiungere Costantinopoli. Questa guerra veneto-bizantino-normanna va bene, e finisce nel 1085 quando Roberto il Guiscardo muore di peste a Cefalonia, e in cambio i veneziani ottengono da Costantinopoli ciò che in linguaggio tecnico si chiama una crisobolla, una bolla aurea, cioè un diploma imperiale, che poi in realtà è un trattato, a ben guardare. Cosa implica questo trattato? Implica che come compenso per l'aiuto prestato i veneziani possono commerciare in tutto l'impero di Costantinopoli, quasi tutto, insomma, senza pagare dazi, quindi ciò li mette in grande vantaggio rispetto ai commercianti indigeni e rispetto ai rivali delle altre repubbliche marinare. Questa crisobolla del 1082 è l'inizio delle grandi fortune mercantili di Venezia in Levante, e se Venezia oggi è così, lo si deve, così bella, lo si deve in gran parte, insomma, la ricchezza che i veneziani hanno accumulato trafficando in Oriente in queste particolari condizioni di privilegio. Naturalmente i grandi amori non durano poi tanto. Nel XII secolo veneziani e bizantini litigano, l'imperatore di Costantinopoli fa arrestare nel 1171 tutti i veneziani presenti a Costantinopoli, confisca i loro beni, è un momento molto tragico per Venezia, cioè perdono i veneziani tutto quello che avevano acquisito, cercano di far guerra a Costantinopoli, ma gli va male, comincia un periodo abbastanza breve peraltro, ma molto conflittuale, per cui Venezia cerca di recuperare l'amicizia con Bisanzio, ma è un'amicizia molto fragile, nessuno è talmente sciocco a Venezia da credere che potesse durare all'infinito, per cui l'esito di questa situazione di incertezza è la quarta crociata. Oggi si tende, cioè voglio dire, molti tendono a pensare che la quarta crociata fosse in realtà preordinata, come dire, a tavolino dal doge di Venezia Enrico Dandolo, allo scopo di andare a Costantinopoli, farla finita con i bizantini e consolidare i propri interessi. Altri però pensano, come la versione ufficiale peraltro, che sia stata una casualità, insomma, a un certo punto il deposto sovrano di Costantinopoli chiede l'aiuto ai crociati, questi dicono sì, vabbè, facciamo una passeggiata fino a Costantinopoli, lo rimettiamo sul trono e poi ce ne andiamo quando lui ci avrà dato tutto quello che ci ha promesso, continuo a non vedervi più. Comunque sia, questa situazione porta alla conquista occidentale di Costantinopoli. Ecco, i rapporti sono ancora stretti tra, fattispecie, tra Venezia, come tra l'Occidente medievale e Costantinopoli. Ma a questo punto i rapporti si rovesciano, perché dal rapporto di collaborazione, di alleanza, di ammirazione, di entusiasmo culturale per Costantinopoli, il discorso che faccio è sempre in gran parte relativo a Venezia, si passa all'ostilità, si passa alla supremazia da parte dell'Occidente. La conquista di Costantinopoli porta alla creazione dell'impero latino di Oriente, che dura fino al 1261, alla costituzione di un impero coloniale veneziano, che in parte durerà moltissimo fino all'epoca moderna, in solo in minima parte, alla costituzione di principati franchi in Grecia e insomma porta alla conquista coloniale dell'ex impero di Bisanzio. 1261 la situazione viene ristabilita, nel senso che i greci in esilio da Nicea si riprendono la loro capitale e rifanno il loro impero, che è un impero molto strebizzito rispetto a quello che era stato fino a una settantina di anni prima, e continua
il rapporto tra l'Occidente e Costantinopoli, un rapporto in buona parte conflittuale, insomma, Carlo D'Angiò cerca di conquistare Costantinopoli su vari tentativi, poi di sottomettere nuovamente Costantinopoli. I veneziani da prima sono ostili a Costantinopoli, ma siccome erano molto duttili, pensano poi già nel 200 che faceva più comodo allearsi di nuovo con Costantinopoli, per me è un'alleanza, un rapporto che non è più quello di prima, insomma, un rapporto di scarsa fiducia reciproca. È inutile che prosegua rimettendo appunto tutta la storia bizantina. Diciamo che nel 300, metà 300, ci accompagnano i turchi, gli ottomani, come una potenza molto aggressiva. E la comparsa dei turchi capovolge completamente la situazione precedente. Cioè, fino a quel momento l'Occidente guarda con sospetto a Costantinopoli. I veneziani, abbiamo detto, sono sì, non troppo felici di essere di nuovo in buoni rapporti con Bisanzio. I turchi però sono i grandi conquistatori, e man mano che passa il tempo ci si rende conto che il pericolo turco non riguarda solo quello stremizzito impero di Bisanzio che sopravvissuto, riguarda tutto l'Occidente, e quindi ci si muove in qualche modo, si comincia a pensare che in fondo i bizantini non sono cattivi, non sono solo eretici, non sono dei debosciati, dei corrotti. Si comincia a pensare a difendere l'impero di Costantinopoli per poter far sopravvivere l'Occidente. Ci sono vari tentativi, insomma, di farlo seriamente. La crociata di Nicopoli 1396, che è patrocinata dall'Ungheria, però finisce in un fallimento. La crociata di Varna 1443-44, che ugualmente finisce in un disastro per gli occidentali. Diciamo che l'idea di salvare Costantinopoli, i tentativi teorici di fare qualcosa da parte dei papi, dei principi, sono parecchi, ma siccome l'Occidente, i popoli occidentali sono da sempre conflittuali, allora come oggi, alla fine si parla molto ma si stringe poco. Per cui 1453 Bisanzio cade, diventa turca. E ancora una volta ci sono i veneziani. Sì, i veneziani avevano fatto trattati continuamente con Costantinopoli dopo il 1261. Sono chiamati in aiuto dall'ultimo imperatore di Costantinopoli, Costantino XI Paleologo. Vorrebbero mandare una flotta, ma litigano col Papa. Dice: chi deve pagare la flotta? Paghiamo noi, pagate voi. E il Papa dice: no, pagate voi. I veneziani dice: no, dovete pagare voi. E quindi questa flotta non arriva nemmeno a destinazione quando finalmente parte. È troppo tardi, però c'è un consistente nucleo di veneziani a Costantinopoli che combattono come leoni, guidati dal loro bailo, da Marco Minotto, per difendere la città. E anche il turco, poi per un momento secondo, il bailo Minotto gli fa anche tagliare la testa per ringraziarlo del lavoro prestato. Quindi, ricapitolazione ultima, i rapporti tra il mondo bizantino e in particolare Venezia, che rappresenta un'eccezione, un unico nella storia del Medioevo occidentale, sono strettissimi dalle origini fino alla fine dell'impero di Bisanzio. Per non parlare dei rapporti culturali che seguono, man mano che l'impero rischia di crollare, i dotti bizantini scappano in Occidente, scappano con le loro cognizioni, il loro fardello di libri, non solo i dotti, insomma, scappano molti bizantini dall'Oriente. Ma il discorso per i dotti è particolare. Questi cominciano a essere desiderati, chiamati in Occidente, perché conoscono bene il greco. Nel quadro del fenomeno umanistico si sviluppa il desiderio di conoscere la lingua greca, e i primi insegnanti, mi riferisco a Manuele Crisolora 1399 a Firenze, di greco sono bizantini, che sono fuggiti dal loro impero in agonia. Quindi l'arrivo dei greci in Occidente, significa anche un forte incentivo allo sviluppo culturale dell'umanesimo, che va molto in quegli anni. Sempre a Venezia mi devo riferire, a Venezia è attivo il famoso cardinale Bessarione, che era un greco convertito alla fede romana. Bessarione amava molto Venezia, la definiva come una seconda Bisanzio, e quando fa testamento decide di lasciare i suoi manoscritti, migliaia di manoscritti tra greci e latini,
a Venezia. Inizialmente pensa di lasciarli al monastero benedettino di San Giorgio Maggiore, che aveva una grossa biblioteca. Poi fortunatamente ci ripensa e li destina all'erigenda biblioteca di San Marco, poi sarà costruita la biblioteca marciana nel 500. Perché ho detto per fortuna? Perché nel 1797, quando cade la Repubblica, San Giorgio viene saccheggiata e molti libri, molti dei tantissimi libri che aveva, spariscono. O peggio. Quindi il lascito del Bessarione probabilmente avrebbe fatto una brutta fine. Il fondo bessarioneo tuttora è l'orgoglio della biblioteca marciana. È il fondo più antico che in un certo senso simboleggia l'origine di questa istituzione culturale. Mi fermo se non parlo troppo. Sono a vostra disposizione per domande, potete fare tutto. Ok. Elisabetta, posso parlare io o tocca a te? Sì, no, tocca a te fare la seconda parte. Ok, sì. In realtà ci sarebbe una domanda, a parte invito tutti i partecipanti a scrivere in chat la loro domanda, il professore ha chiesto se ci sono delle domande. Vorrei cominciare io con una domanda. Vorrei sapere in che modo la diplomazia bizantina ha avuto un ruolo nello scoppiare dei Vespri siciliani, cioè come possiamo noi seguire questa vicenda? Proprio una domanda sulle fonti. Mm-hmm. E non è che lo sappiamo molto bene. Sicuramente la diplomazia bizantina lavora e traffica perché la popolazione siciliana insorga contro l'Angiò. Ufficialmente sappiamo tutti la storia dei Vespri siciliani, cioè, i francesi fanno offesa alla signora, i siciliani che sarebbero, in realtà i bizantini sembrano aver trafficato parecchio. Perché lo fanno? Perché l'imperatore del tempo, che Michele VIII Paleologo, era minacciato da Carlo d'Angiò, che aveva fatto dei matrimoni diplomatici, voleva riconquistare Costantinopoli come erede del deposto imperatore latino, e quindi non avendo Michele VIII un esercito tale, la possibilità insomma di contrastarlo militarmente, ricorre a questi escamotage. Insomma, l'azione della diplomazia bizantina è tipica di tutto il millennio bizantino. Naturalmente più si va avanti nel tempo più questa diplomazia sgonfia, ma in epoca precedente era molto efficace. Ci sono delle domande. Elisabetta, chiedo io o chiedi tu? Stai facendo tu, poi chiedi tu, non ti preoccupare. Ok, poi. Qualcuno chiede, vorrei chiedere qualcosa riguardo l'unione religiosa dei bizantini. Non sembra fosse usata alla bisogna quando le cose si mettevano male per loro? Sì, naturale, si fa così nella vita, no? Dunque, l'unione religiosa dei bizantini è un discorso un po' ampio, insomma. Chiesa di Costantinopoli e Chiesa di Roma non vanno mai d'accordo dal punto di vista religioso. La rottura avviene in maniera quasi casuale nel 1054, quando c'è Costantinopoli, Michele Cerulario, che era un uomo molto energico, quindi Chiesa romana e Chiesa bizantina si dividono. Probabilmente la cosa non colpisce più di tanto i contemporanei, perché erano anche abbastanza abituati alle liti tra Roma e Bisanzio. Li colpisce proprio posteriori, si rendono conto che Costantinopoli è diventata eretica dal loro punto di vista, è scappata dal controllo. E questo era un fatto grave, insomma, nell'epoca successiva l'essere Bisanzio eretica giustifica, come dicevo prima, per esempio il tentativo di crociata di Carlo d'Angiò, ma giustifica anche un certo atteggiamento di ripulsa, di diffidenza nei confronti di Bisanzio. Il tentativo di riunificare religiosamente le due parti viene ampiamente compiuto dai sovrani dell'ultimo periodo. Il riferimento d'obbligo qui è Giovanni VIII Paleologo, il quale arriva in Occidente nel 1438, partecipa
al concilio che si svolge da prima a Ferrara, poi si trasferisce a Firenze, e da questo concilio di Ferrara a Firenze viene fuori la riunificazione religiosa, un'unificazione un po' forzata della verità. I greci erano molto scettici dal punto di vista dottrinale, ad esempio sul purgatorio, ma la cosa principale è la duplice processione dello Spirito Santo, dal padre, dal figlio, secondo i romani, dal padre, secondo i greci. Le differenze per noi che siamo persone che vivono dopo l'illuminismo erano tutto sommato modeste, ma per loro erano molto importanti. Da questa riunificazione, che dura, come dire, l'espace d'un mattino, si origina poi la crociata di Varna. Cioè si può andare in aiuto dei greci, perché ormai sono tornati alla retta fede. Però la crociata di Varna fallisce, e dopodiché si ha di nuovo un allontanamento. Insomma, viene proclamata nel 1452, viene fatta in Santa Sofia la messa alla maniera occidentale, però i greci non ne vogliono sapere. Un aristocratico del tempo, che era Luca Notaro Paleologo, diceva che era meglio il turbante degli infedeli che la mitria dei latini. Cioè era esponente di un partito tenacemente avverso a Roma, e mal ne coglie, perché Matteo II fa fuori anche lui. Ancora prima c'era stato il Concilio di Lione, 1274, anche quella era una riunificazione ad usum Delfini, cioè sempre lui, il paleologo, Michele VIII, riunifica, si dà da fare per la riunificazione delle chiese, che viene proclamata poi a Lione, per tener buono Carlo D'Angiano gli toglie il pretesto di aggredire Costantinopoli in quanto eretica. Anche questa riunificazione dura molto poco. In Occidente viene proclamato Papa Martino IV per volontà dell'Angio, che è un francese, quindi è fedele al suo sovrano. In Oriente c'è una vasta opposizione alla riunificazione con Roma, che l'imperatore deve anche reprimere in maniera brutale. Quindi questa prima riunificazione si svapora, insomma, si sfarina da sola. E anche i tentativi successivi non portano a nulla, se non, come dicevo prima, quello del Concilio di Ferrara a Firenze, che almeno per qualche anno è efficace. Forse se la crociata di Varna non avesse avuto un esito disastroso, la unificazione sarebbe stata mantenuta, ma è andata così. In realtà stavo pensando un po' a quello che succede anche con la politica matrimoniale. Fino a un certo momento i bizantini rifiutano unioni con... non prendono mogli straniere. A un certo punto, per convenienza politica, comincia a sviluppare anche questa politica matrimoniale, quindi una politica religiosa e matrimoniale di compromesso per salvarsi. Sì, cominciano le unioni con straniere nel XII secolo, con Giovanni Comneno sposa Irene di Ungheria, poi suo figlio sposerà dapprima una tedesca, e poi Maria di Antiochia, che per qualche tempo è reggente dell'impero, finché il cugino la fa uccidere. Poi diventa una procedura il matrimonio con stranieri, e arriva anche a dei livelli bassissimi, come aver mandato da parte di Giovanni Cantacuzeno, siamo nel 300, la propria figlia nell'Aran del sultano. Insomma, fino a quel momento, cioè fino al XII secolo, i bizantini sono tendenzialmente ostili ai matrimoni dei loro sovrani o principi ereditari con straniere. Si annoverano soltanto due matrimoni con principesse cazare in epoca precedente. Anzi, Costantino VII, l'imperatore Costantino VII, dice che no, non va bene, bisogna sposarsi con i propri simili, non con gente che non lontana da noi. Ma ci sono anche fasi della storia di Bisanzio in cui il partito nazionalistico prevale, quindi ovviamente... Certo. Ci sono abbastanza domande. Sì, se volete faccio io, così sì. Vi libero da questa incombenza. Allora, ci sono due domande sulla salvezza di Bisanzio, quindi penso che le farei insieme.
iniziamo da questi due. Allora, pur convenendo agli occidentali che l'impero bizantino non cadesse, perché non sono intervenuti con un piano comune ed energico per salvare Bisanzio? I turchi alle porte non convenivano a nessuno. E teoricamente le crociate avrebbero potuto essere per Bisanzio una buona occasione per risolvergli il problema dei turchi che gli stavano prendendo l'impero pezzo dopo pezzo. Queste le prime due domande, poi continuerei con le altre. Perché gli occidentali non intervengono in maniera coerente, fanno quello che farebbero anche adesso in una situazione del genere, cioè litigherebbero tra loro. Il Papa Pio II, che ne ha Silvio Piccolomini, diceva che era impossibile convocare i principi per parlare di crociata, figurarsi fare una crociata vera e propria. E un tentativo abbastanza ridicolo di mettere in piedi una crociata è quello riferito al cosiddetto giuramento del Fagiano. Insomma, il Fagiano ha portato a tavola, sono tutti sbronzi questi principi, lo giurano solennemente di impegnarsi a fare una crociata, ma quando il passa al bronzo poi fanno come Don Rodrigo, insomma, non si ricordano più. Non è l'Occidente in grado, tanto perché c'è la guerra dei cent'anni che attraversa il 300 e il secolo successivo, di avere la forza e la coesione per poter intervenire. Certamente dopo si mangiano le mani, ma soprattutto se le mangiano le mani i veneziani. Per due motivi, perché i veneziani erano più lucidi, più realistici, sapevano benissimo che i turchi si sarebbero fagocitati in mezzo mondo. E in secondo luogo perché questa espansione dei turchi metteva in crisi il loro impero coloniale, cosa che poi effettivamente avviene. Lo stato forse più dinamico è l'Ungheria, tra 300 e 400, per cercare di coalizzare le potenze contro i turchi. Infatti si era crociata in Nicopoli, quella successiva di Varna, una forte componente ungherese. La risposta che posso dare è questa: insomma, allora come oggi, mettere i popoli occidentali in una coesione stretta, in un'alleanza stretta, è molto avveniristico. Beh, sì. dunque, poi una domanda un po' complessa e poi andiamo su quelle un po' più semplici, anche se forse sono tutte molto complesse. Dunque, si dice, vorrei focalizzare velocemente l'attenzione sui rapporti tra Bisanzio e le città costiere della Campania, in particolare Amalfi. Se da un lato sappiamo che la dominazione bizantina aveva lasciato evidenti tracce ad Amalfi, come anche in altre città vicine, dall'altro il centro campano mostra evidenti segni di insofferenza alla dominazione diretta di Costantinopoli nel Mezzogiorno. Vedi la spedizione ordinata da Teodosio III contro Amalfi e Napoli che si erano ribellate. Come possono essere inquadrate quindi le relazioni politico-amministrative tra Amalfi e Costantinopoli, in particolare tra VIII e IX secolo, considerando il ruolo ambivalente di Amalfi, sospesa tra l'Occidente europeo e l'Oriente bizantino? Direi che è molto semplice. Amalfi nasce come dominazione bizantina, man mano che il potere bizantino si allenta il vincolo di Amalfi, come quello di Venezia, come quello di Gaeta nei confronti di Costantinopoli. Certamente c'è sempre ostilità da parte di queste città nei confronti dell'impero, ma finché c'è una soggezione diretta, una convenienza, rimangono nell'obbedienza. Andiamo avanti. L'introduzione della dottrina iconoclasta che proibiva il culto delle immagini, quanto ha influito nella fine dell'egemonia bizantina in Italia? Ma che domande cattive! Allora, l'iconoclasmo nasce nel 726, quando l'imperatore Leone III si comincia a pronunciare contro il culto delle immagini. E il contraccolpo italiano di questa novità è molto forte, nel senso che quando arriva in Occidente l'ordine di rimuovere le immagini di culto, cioè l'ordine di seguire la nuova dottrina religiosa, le popolazioni si ribellano. Secondo il Liber Pontificalis, il Liber Pontificalis sono le biografie dei papi scritte da anonimi chierici di Curia,
questa rivolta degli eserciti italiani, si parla di eserciti, intendendo popolazione militarizzata, come usava allora, è generalizzata. Tutti gli eserciti cacciano i funzionari bizantini, si eleggono proprio i governanti senza più aspettare l'ordine di Bisanzio, l'approvazione di Bisanzio, lanciano l'anatema contro l'esarca Paolo e l'imperatore e si rendono autonomi. Forse un po' esagerata questa formazione, nel senso che a quanto pare sì, la rivolta c'è nel centro-nord, ma le regioni sud rimangono tranquille, insomma, non si lasciano più di tanto influenzare da questo clima, da questa effervescenza. La rivolta c'è anche a Venezia, gli eserciti delle Venezie, dice chiaramente, lì del caso, quelli che si rivoltano eleggono i loro governanti, secondo alcuni storici, mi riferisco in particolare a Roberto Cessi, in questa occasione sarebbe eletto il primo duca di Venezia, cioè, che sarebbe il terzo della lista nazionale. Lui dice no, questo è veramente il primo, perché viene eletto sulla scia della rivolta anti-iconoclasta. Può darsi, ma se è anche vero, questa rivolta dura poco, nel 727 già si parla in un documento della Venezia conservata da Dio, gli imperatori di Bisanzio, lo stesso doge, poi duca, il terzo doge che sarebbe il primo, ha il titolo di Ipato, Orso Ipato. Ipato non è un cognome, è un titolo nobiliare che gli viene da Costantinopoli, quindi evidentemente era in buona armonia. C'è la rivolta contro Costantinopoli dopo la promozione della dottrina iconoclasta, però anche il Papa frena questa rivolta, Papa Gregorio II in questo momento. La Grecia, noi sappiamo, si rivolta e manda un anti-imperatore a Costantinopoli, la flotta naufraga, non se ne parla più. Il Papa, con una molta lucidità politica, come solo i papi sapevano fare, dice vabbè, stiamo tranquilli, aspettiamo che il principe ci ripensi, torni a più di consigli, quindi seda i bollenti spiriti delle popolazioni italiche che volevano passare alle vie di fatto, perché lo fanno i papi, lo faranno anche i suoi successori, perché il rischio reale era quello che, venuti meno i bizantini, i Longobardi si conquistassero l'intera Italia, e avere un padrone lontano è notoriamente meglio che averlo vicino. Quindi, pur detestando i bizantini come facevano i papi, insomma, preferiscono tenersi questo ectoplasma dell'esercato d'Italia piuttosto che darsi mani e piedi ai Longobardi. Allora, potrei unire due domande, cioè faccio due domande che forse possono avere una risposta complessa, diciamo, su unica. Volevo chiedere se il professore condivide l'idea di molti storici di Bisanzio sulla decadenza politica di molte figure imperiali. Penso ad esempio di Irene, vista in molti manuali come una semplice usurpatrice, e se invece anche questa queste figure possano avere dato un loro spessore all'impero. E poi sarebbe possibile un breve resoconto della situazione politica, sociale ed economica del XIV secolo. Inoltre, la peste del 1347, secondo lei, ha contribuito al conseguente declino dell'impero? Dunque, sì, su questo caso di Irene è un caso particolare, poi Irene rimane pochi anni sul trono di Costantinopoli, è difficile dire che un imperatore sia meglio di un altro e abbia in qualche modo contribuito alla crescita, alla decadenza di Bisanzio. Certo, un imperatore come Basilio II contribuisce molto alla crescita di Bisanzio, un imperatore come Andronico II tra 200 e 300 contribuisce alla decadenza di Bisanzio. Però è difficile fare una casistica generalizzata, insomma, certamente gli stati sono come le persone, insomma, crescono, sono in forza, poi cominciano a decadere, poi quando come me supero i 120 anni si avviano è un fatale distruggimento. Questo vale per Bisanzio, vale per qualsiasi stato. C'è l'unica cosa che forse bisogna mettere più in evidenza, come
che non è valida la teoria degli illuministi, del Gibbon in particolare, che l'impero di Bisanzio sia semplicemente la sentina di tutti i vizi, una completa decadenza, corruzione per secoli e secoli. Ha i suoi momenti di splendore come i suoi momenti di decadenza. Il suo momento di splendore particolare è quello della dinastia Macedone, cioè dall'avvento di Basilio I nell'867 fino alla morte di Basilio II nel 1025. Bisanzio è brillante, riconquista territorio, un'economia molto solida, poi fatalmente si avvia la decadenza. I motivi di questa decadenza sono difficili da individuare. Insomma, secondo la teoria canonica e formulata dallo Strogoski, famoso bizantinista, sarebbe l'invadenza dell'aristocrazia terriera che corrompe dall'interno il mondo bizantino, ma Strogoski aveva una visione un po' manichea, insomma, della storia. Non sappiamo, come ho detto prima, sono anche gli stati sono fatalmente destinati a sgonfiarsi a un certo punto. Per quanto riguarda il XIV secolo, è difficile fare un panorama generale. Il XIV secolo è caratterizzato appunto dalla decadenza di Bisanzio. Questa decadenza normalmente viene attribuita a vari fattori, insomma, l'invadenza e il predominio delle repubbliche marinarie italiane, l'espansione dei turchi, la svalutazione della moneta, l'invadenza a sua volta dei pronoiari, cioè della grande aristocrazia terriera, la quale accentra tutta la ricchezza e quindi la decadenza economica, la povertà di gran parte della popolazione. Sono vari elementi, sono vari spicchi, insomma, bisogna valutarli uno per uno, magari optare per quello che ci piace di più. L'altra domanda, che non mi ricordo cosa fosse? Se la peste del 1347 avesse contribuito al declino dell'impero. No, non credo. La peste passa. C'è una peste terribile anche sotto Giustiniano, nel 542, ma muoiono migliaia di persone, poi alla fine la peste passa, l'impero continua, anzi ancora i suoi successi. La peste del 1347, che poi arriva in Occidente, l'anno dopo che arriva a Venezia direttamente, certamente è un'incidenza fortissima, mostruosa, però non è tale da mettere in ginocchio gli stati. Simona? Io vorrei concludere ricordando che sì, gli occidentali se ne sarebbero pentiti. Mi è venuto in mente il tentativo ancora ai tempi di Luigi XIV di riconquistare l'Oriente facendo leva sui diritti ancora sull'impero latino d'Oriente. Mm-hmm. E poi no, volevo concludere ringraziando il professore e volevo ricordare a tutti, abbiamo parlato molto di Venezia. Sarebbe stato anche interessante, leggete proprio il capitolo su Venezia che c'è nel libro che abbiamo presentato, è ricco anche di aneddoti veramente interessantissimi, ce n'è uno che mi ha colpito moltissimo, quello là durante la disfatta di Corfù con lo spottò fatto dai veneziani contro l'imperatore, insomma veramente interessante. E volevo ricordare a coloro che sono presenti che l'ultimo libro del professore è La vita a Venezia nel Medioevo. Quindi per chi è interessato nello specifico a questa peculiare Venezia nell'età medievale, la sua filiazione, le sue relazioni complicate con Bisanzio, c'è anche questo libro, l'ultimo. Sì, chiedo vegna, ho parlato troppo di Venezia, ma Venezia è centrale nella storia di Bisanzio. Qui io sono veneziano, mi perdono, siamo rimasti così pochi, dobbiamo darci un tono, ecco. No, in realtà è interessantissimo. Mm-hmm. Occupa di Bisanzio, non può non occuparsi anche di Venezia. E per forza, Venezia è centrale nella storia di Bisanzio, dall'inizio fino alla fine. Sì. E soprattutto attraverso questo libro si chiariscono anche i rapporti di forza. Ad una lettura superficiale i rapporti sono sbilanciati nei riguardi di Venezia. Non è sempre stato così. Mm. Non è sempre stato così. No, certo. La presenza veneziana è emblematica di un rapporto particolare con l'Occidente. Il rapporto con gli altri stati occidentali è fortemente conflittuale, che so,
il rapporto con Carlo Magno è difficile, poi a un certo punto Carlo Magno fa la pace di Aquisgrana con i bizantini, loro gli riconoscono come voleva il titolo di imperatore, ma non di imperatore dei Romani, che l'imperatore di Costantinopoli rivendica, sei imperatore, così come il re Travicello. Come è difficile il rapporto tra i bizantini e i successori di Carlo Magno. E per non parlare poi del Barbarossa o prima degli Ottoni, insomma, ugualmente Ottone cerca di conquistare il meridione italiano sottraendo i bizantini. Con Barbarossa è drammatico addirittura il rapporto. Quando Barbarossa partecipa alla Terza Crociata ha intenzione di conquistare Costantinopoli, altro che fare la crociata. Quindi con Venezia il rapporto certamente molto spesso è conflittuale. Genovesi e veneziani si combattono anche in territorio bizantino all'epoca tarda. È conflittuale, però siccome il governo veneziano è naturalmente molto pragmatico, c'è sempre un punto di non ritorno, insomma, un punto di intesa, per meglio dire. Poi, data la presenza massiccia, scusami Roberta, un secondo, di veneziani a Costantinopoli, sarebbe anche interessante conoscere la storia dei veneziani a Costantinopoli, dei veneziani di Costantinopoli. Mm-hmm. Eh sì. È una storia abbastanza documentata, abbastanza studiata, mi riferisco agli studi di Jacobi e di altri studiosi, altri studiosi sulla presenza veneziana a Costantinopoli, tanto più che al tempo di Emanuele Comneno, quando veneziani e bizantini litigano, c'è una forte presenza di matrimoni misti tra veneziani e signore e signorine bizantine, quindi è un fenomeno complesso, insomma, sarebbe tutto da approfondire. Si dice addirittura che quando Emanuele arresta i veneziani nel 1171 ne incarcera alcune migliaia, insomma, contemporaneamente. E non tutti vivevano nel loro quartiere. No, andavano anche fuori. E alcuni letterati bizantini sono molto critici nei confronti dei veneziani, ci dicono Giovanni Cinnamo, ma dopo Nicetta Coniante, dico, sono venuti qui con le pezze nel sedere, si sono arricchiti, sono diventati fin troppo ricchi, ma sono degli sbruffoni, della gente di mare, osano perfino insultare i nobili, alzare la mano sugli aristocratici, sono gente spregevole, dicono i veneziani. Certo, il giudizio, come dire, teorico letterario è quello, ma teniamo presente lo stesso Nicetta Coniante quando i latini prendono Costantinopoli e deve scappare, come scappa a Nicea, si rifugia nella casa di un veneziano che lo ospita, lo nasconde, quindi non so, poi è difficile dare giudizi storici su fatti talmente lontani. Ecco. Ci sarebbe un'ultima domanda, Elisabetta? Sì, volevo entrare per questo. Allora, ancora a proposito di Irene, perché il progetto di far sposare suo figlio, il futuro imperatore, con Rotrude, figlia di Carlo Magno, finisce per naufragare? È possibile che anche questa mancata alleanza matrimoniale abbia potuto avere delle conseguenze sulla relazione avversa di Bisanzio all'incoronazione di Carlo? No, questo non credo. Con Rotrude viene portata abbastanza avanti la procedura prematrimoniale. L'abbandono dell'ipotesi di matrimonio è dovuto a motivazioni esclusivamente politiche. A un certo punto Irene non ha più interesse, insomma, a mantenere quel tipo di rapporti a cui pensava con la corte carolingia, piuttosto fa sposare il figlio a Maria d'Ammonia, la quale era figlia di un aristocratico, sia pur decaduto, del Ponto, dell'Oriente bizantino, e probabilmente riscuoteva le simpatie degli iconoclasti, perché è un momento un po' difficile dal punto di vista religioso. Irene restaura l'ortodossia religiosa, però gli iconoclasti sono ancora molto forti. E poi ancora, quando il figlio Costantino non va più d'accordo con Maria d'Amnia, la caccia per portarsi a corte l'amante Teodota, Irene fa finta di niente, perché voleva indebolire il figlio, cosa che effettivamente gli riesce, alla fine lo depone, come noto lo fa anche a cercare, 797, quindi sono scelte di natura squisitamente politica. Bene, Simona, hai qualche altra considerazione?
No, io ringrazio il professore personalmente, il libro è stato molto interessante, sarebbe... Grazie a voi. Alla prossima. Alla Quando non prossima. saremo puri spiriti, magari ci vedremo in qualche congresso veri, carne e ossa. Personalmente, certo. Grazie mille, professore. Bene, a Rito, grazie a te. Volevo salutare anche, diciamo, perché poi alla fine non vi ho interrotto prima, ma siamo riusciti ad andare in streaming, quindi alla fine siamo in streaming, quindi ovviamente saluto tutti, saluto anche chi ci ha visto e chi ci sta vedendo dalle piattaforme della rivista Progressus. Vorrei personalmente ringraziare il professor Ravegnani anche per la pazienza iniziale per i problemi tecnici e anche per la bella lezione di lungo periodo che soprattutto dal momento che questo è anche un seminario che è stato questo è un ciclo di seminari che verrà anche utilizzato dal dottorato, dalla scuola di dottorato a cui afferisco, sicuramente anche una bella lezione per tutti quelli che appunto fanno un percorso di ricerca in storia, non soltanto appunto in storia medievale, perché questo tipo di lezioni sono fondamentali per questo approccio di lungo periodo che soprattutto in questo caso, concentrato sul ruolo di Bisanzio, sul ruolo di Venezia, ci offrono veramente tanti spunti poi anche singolarmente nelle nostre ricerche. E quindi ringrazio anche la dottoressa Puca e appunto sperando di vederci in presenza presto e che appunto questa situazione È finisca. più facile vedere i bizantini che non vedersi in presenza, ecco. Comunque nella peggiore delle ipotesi, dal momento che stiamo pensando sia con la rivista che con il laboratorio di ricerca di fare anche una sessione autunnale, potremmo parlare del suo nuovo libro, sempre con Simona Puca, se lei è interessata. Va bene. Così Simona lo potrà leggere e parlarne con lei. Un altro. Bene. Benissimo, arrivederci Bene, grazie, e grazie a arrivederci. tutti. Arrivederci, arrivederci a tutti. Arrivederci.